Buongiorno amici hikers, oggi mi trovo nella frazione di Tretto, nella strada del Colletto e come vedete qua dietro c'è un ristorante abbandonato e proprio qua si parcheggia l'auto per iniziare il nostro sentiero verso le creste del Monte Summano. Mi trovo nel comune di Schio. Il tempo sembra essere abbastanza clemente, anche se c'è un po' di grigetto, è abbastanza plumbeo, però dai, gambi spalla e andremo a far fatica. Hikers, qua dietro alle mie spalle la magnifica Val d'Astico. Hikers, per il momento il sentiero non è tanto segnalato, però è evidente, insomma, è difficile perdersi. Adesso sto camminando in un fitto bosco da un bel po', è molto carino il sentiero, molto bello, molto paesaggistico e anche parecchio suggestivo, perché da su sono riuscito a godermi la Val d'Astico, ma se non sbaglio, qua dietro alle mie spalle ho la Val d'Agno e mi sono goduto pure questa vallata qua. Adesso proseguo dritto per questo sentiero. Questo qua. Che mi porta dritto dritto in cima al Monte Summano. Perciò amici, gambe spalla e andiamo a far fatica. Thank you.
Icas. Ho appena fatto un tratto fuori sentiero perché avevo perso la traccia. Adesso vi faccio vedere dove. In pratica ho camminato qua in mezzo al bosco, mentre il sentiero era qua. Io là sotto ho perso la traccia. È stata duretta qua. Comunque è tutto segnato nella mia traccia GPX. Adesso gambe spalle e andiamo a fare ancora fatica. E dopo 3,5 km di cammino, ecco qua la prima segnaletica. Per andare alla croce devo proseguire qua alla mia sinistra. Cambi spalla e andiamo a far fatica. Hikers, sono quasi arrivato in cima. Questo qua che si vede sotto è Schio. E dalla parte di là invece c'è la Val d'Astico. La Val d'Astico non riesco a farvela vedere adesso, però conto di riuscirci quando arrivo in cima alla croce, perciò andiamo a fare ancora un po' di fatica. Hikers, sono arrivato alla croce finalmente. Hikers, sono arrivato in cima sul Mano. Adesso una bella panoramica del posto, bivacchino e poi si riparte. Hikers, sono ripartito. Adesso per scendere prenderò un altro sentiero che mi condurrà verso la strada e poi da lì tornerò indietro alla macchina, giusto da chiudere ad anello il percorso di oggi. Hikers, sono arrivato alla strada. Adesso da qua in poi sarà tutta strada e credo abbastanza monotono il sentiero. Perciò amici, ci rivediamo quando sono arrivato alla macchina. Hikers, sono arrivato alla fine. Il trekking di oggi è stato veramente molto 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 bello. Mi è piaciuto veramente un sacchissimo, perché il panorama che ho goduto oggi è stato veramente fantastico, sia sulla Val d'Agno che sulla Val d'Astico. È stato veramente molto bello. Tra l'altro il cielo sopra a Schio era ricoperto da una sorta di nubi e quindi rendeva tutto molto spettrale, molto bello da vedere, direi suggestivo. Il trekking di oggi io lo consiglio a tutti coloro i quali hanno voglia di fare un percorso per allenarsi. Secondo me il giro che ho fatto oggi è perfetto per un allenamento, perché durante l'andata c'è sempre questo continuo sali e scendi che ti fa mettere su sia gamba che anche fiato. Oltretutto ci sono alcuni tratti in cui strappa abbastanza bene.
Il ritorno invece è abbastanza tranquillo, si cammina su strada cementata o su ghiaia, ma veramente una mulattiera very 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 comoda. In totale oggi ho camminato quasi 8 km per 500 metri di dislivello per 3 ore e 48 minuti per completare tutto il giro. Per arrivare fino a cima Summano ci ho impiegato 2 ore e mezza e poco più di un'oretta per scendere. Raga, che dire? Un bel like sotto al video se ti è piaciuto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, iscrivetevi per supportarmi e per non perdervi i prossimi contenuti. E mi raccomando, attivate anche la campanellina delle notifiche. Adesso non mi rimane altro che lasciarvi e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!